Sviluppo Toscana, contrasti in aula tra Italia Viva e PD sulla nomina del direttore generale. Giorno della memoria, la seduta solenne del Consiglio, gli interventi del presidente dell'Assemblea Antonio Mazzeo, di Renzo Montini, sopravvissuto ai campi di sterminio, dell'assessora fiorentina Maria Federica Giuliani, del rabbino capo di Firenze Gaudi Piperno e del presidente toscano di ANED Lorenzo Tombelli. Libri, la ricerca linguistica di Primo Levi per salvare la memoria e l'umanità, tra le varie iniziative dedicate dal Consiglio regionale al Giorno della Memoria, presentato il libro di Fabrizio Franceschini. È stata rinviata in Commissione Sviluppo Economico la proposta di legge che modifica i requisiti per la nomina del direttore generale di Sviluppo Toscana SPA, società partecipata di supporto alle politiche economiche regionali. La presidente della seconda commissione, Ilaria Bugetti, del PD, ha spiegato che la proposta di legge è arrivata in aula senza aver concluso l'iter in commissione e quindi ha chiesto di rimandarla in commissione, dove era in corso un lavoro per chiarire e approfondire. Sentiamo le sue parole. Si torna in commissione perché l'esame in commissione non era ancora terminato. Il fatto che quella norma avesse avuto la necessità di approfondimenti anche con il supporto del nostro legislativo per chiarire e approfondire tutti gli aspetti è segno che la commissione stava lavorando. Sinceramente è la prima volta che una legge che è all'esame di una commissione viene forzata, chiamiamola così, e mandata in aula senza aver chiesto poi il parere. Quindi lo ritengo prima di tutto un corretto utilizzo delle commissioni, dello sviluppo della democrazia e quindi degli strumenti della democrazia che si articolano nel Parlamento toscano, in commissioni e infine l'Aula. Quindi abbiamo ritenuto che le forzature, che non vanno mai bene, devono essere rispettose del lavoro che la commissione sta facendo e soprattutto del lavoro che gli uffici nostri stanno facendo per aiutarci a scegliere la cosa migliore. Come è stato detto, si va a crescere come Sviluppo Toscana nelle competenze, nella qualità del lavoro da fare, quindi anche quando si individuano profili e competenze dobbiamo stare attenti che queste vengano rispettate e che crescano insieme a quello che è il ruolo che dovrà assumere Sviluppo Toscana, che è così strategica per il supporto alle aziende della nostra regione. Ma a questa ipotesi si è detto contrario il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli, che ha annunciato di votare no al rinvio. Volevamo affrontare questa questione perché non si può sempre rinviare le cose importanti. Sono 5 mesi che il Consiglio regionale è chiamato a deliberare su una legge che deve dare la individuazione di alcuni elementi che porteranno all'individuazione di un direttore generale che possa avere un curriculum qualificato. Noi abbiamo sempre detto che per guidare le grandi aziende toscane serve merito, serve competenza, serve una selezione più trasparente possibile. Come tale ci siamo battuti nel sostegno di una proposta che il Presidente aveva fatto e dispiace che si torni indietro rispetto a questa individuazione di un percorso di massima trasparenza che poteva anche e doveva a quel punto ripartire ex novo, ma che avrebbe potuto ampliare la possibilità dei soggetti che potevano ambire a guidare una delle aziende più importanti della Toscana, che deve non soltanto accompagnare le imprese, filtrare i finanziamenti comunitari, accompagnare il sistema del credito e quindi come tale ampliare la gamma dei potenziali candidati a guidare questa società. Per quanto riguarda il nostro partito, ritenevamo fosse una cosa giusta e corretta e come tale abbiamo lavorato in questi mesi e continueremo a fare anche nei prossimi. Un'altra poltrona in ballo e un altro valzer tra Italia Viva e PD, ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia Francesco Torselli. Più che torna in commissione la delibera su Sviluppo Toscana, torna in aula l'ennesimo balletto tra Italia Viva e Partito Democratico. Ormai ai consiglieri regionali serve un calendario per capire a seconda se il giorno è pari o dispari, per capire se Italia Viva sta in maggioranza o sta all'opposizione. Oggi l'abbiamo capito: quando gli danno le poltrone stanno in maggioranza, quando non gliele danno stanno all'opposizione. In pratica hanno tentato di modificare
una legge che individua le competenze che dovrebbe avere il presidente di Sviluppo Toscana e hanno cercato di modificarla togliendo le competenze, visto che ci devono nominare l'ennesimo non rieletto in Parlamento, stavolta l'ex onorevole Fanucci di Italia Viva, deve essere nominato, per qualcosa dovrà pur fare nella vita, presidente di Sviluppo Toscana, e non avendo le competenze per poterlo fare si cambia la legge togliendo le competenze. Il giorno che capiranno che non è cambiando le leggi per togliere le competenze a chi deve essere nominato, ma scegliendo persone che abbiano le competenze previste dalla legge che si fa un servizio alla Toscana, immagino sia un giorno di grande successo, ma è una lingua questa sconosciuta Italia Viva, quindi non abbiamo speranza di poterglielo spiegare. E adesso il commento di Elena Meini, capogruppo della Lega. Il nostro voto favorevole perché questa legge va a togliere il requisito principale per cui è nata Sviluppo Toscana, quella di mettere, diciamo, tutta la gestione delle imprese, dei bandi europei, di tutta la gestione delle attività produttive sotto un'unica società in house, a capo di un direttore generale, che riteniamo giusto e una condizione, diciamo, obbligatoria, quella che abbia dei requisiti all'interno di aziende o comunque di altre partecipate similari a Sviluppo Toscana. Oggi abbiamo visto questa proposta di legge che era passata anche dalla Commissione, ma con una forzatura di Italia Viva è stata portata direttamente in aula, che chiede di cancellare il requisito principale, che è quello di un direttore generale che abbia delle competenze specifiche in attività similari a Sviluppo Toscana. Come Lega eravamo pronti con 500 emendamenti da presentare in aula, perché riteniamo che l'organo legislativo del Consiglio regionale sia un organo serio e debba avere il rispetto che tutti meritano, che è quello di non portare leggi ad personam. Quella legge e quella modifica normativa è una legge ad personam che ha visto un iter lungo, abbiamo visto e letto sui giornali già la persona individuata per quel ruolo, che ci dicono non avere i requisiti di 5 anni all'interno di un'azienda similare a Sviluppo Toscana. Infine le parole di Irene Galletti, capogruppo del Movimento 5 Stelle. La sfacciataggine con cui Italia Viva ha continuato a presentare una proposta di legge che in molti hanno definito sartorialmente creata per una specifica figura ha dell'incredibile, anche perché c'erano, oltre alla variazione di legge che andava a intervenire su una figura che non sono speculazioni giornalistiche ma precise dichiarazioni di Eugenio Giani era già stata individuata, ebbene questa forzatura di legge che veniva fatta non sarebbe stata comunque sufficiente, e su questo si era già espressa l'Avvocatura regionale e i revisori dei conti, e lì si tratta di numeri, quindi 5 anni di esperienza che invece sembrava fossero 2. Quindi fondamentalmente sarebbe stato più di una forzatura, sarebbe stato un grave danno istituzionale per un organismo Sviluppo Toscana che invece ha bisogno di persone ferrate e soprattutto che si accinge a un lavoro molto difficile che avrà nei prossimi anni. Quindi bene che ci sia stato questo rinvio, male che si sia arrivati a doverlo respingere in aula, perché significa che qui c'è un problema politico molto grave ed è quello che è all'interno della maggioranza. Siamo contenti comunque che il PD abbia riconosciuto che effettivamente, diciamo, una certa arroganza di potere sarebbe stata veramente eccessiva anche per loro. Anche quest'anno il Consiglio regionale della Toscana ha scelto un luogo simbolo in cui svolgere la seduta solenne in occasione del Giorno della Memoria, stavolta a Firenze, presso il Memoriale Italiano di Auschwitz in via Giannotti. Come ha ricordato in apertura di seduta il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, era un impegno che ci eravamo presi, celebrare questa seduta ogni anno in un luogo simbolico della nostra regione. Il presidente ha voluto rivolgere un saluto particolare a uno dei presenti, Renzo Montini, classe 1928, fiorentino del quartiere di San Frediano, sopravvissuto ai campi di sterminio di Mauthausen e Debensee. Montini, prendendo la parola, ha raccontato l'inferno che ha vissuto quando da ragazzino di 15 anni fu prelevato insieme a tanti altri dalla banda Carità. Sentiamo le parole del presidente Mazzeo.
ma abbiamo voluto ricordarlo in un luogo simbolo per Firenze, per la Toscana, in un luogo in cui si ricordano attraverso le parole e le immagini quanto orrore sia stato compiuto dal regime nazifascista. I campi di sterminio, tutte le violenze subite dalle comunità ebraiche, dai rom, dai gay, le deportazioni, milioni di donne e di uomini uccisi barbaramente. E noi abbiamo un compito, oggi che purtroppo i testimoni della memoria sono sempre meno, di diventare noi amplificatori di memoria, di fare in modo che questi luoghi siano sempre più visitati dalle nostre scuole, dalle studentesse, dagli studenti. Ho salutato, appena arrivato, Renzo Montini. Sono felice che Renzo sia insieme a noi. Renzo ha 96 anni, a 15 anni è stato deportato nel lager di Mauthausen. Ho stretto la mano di Renzo e ho ancora la pelle d'oca. In due minuti è riuscito a raccontarmi quanta violenza, quanta cattiveria, quanta barbarie può subire un uomo e quanta violenza un uomo può fare verso un altro uomo, una donna verso un uomo, verso un'altra donna. E a lui ho detto che noi ci prendiamo la responsabilità, quando la sua parola non ci sarà più, di continuare a raccontare quello che lui e altri hanno subito. Iniziative come queste servono esattamente a questo: non voltarci dall'altra parte, ricordare che la libertà è un dono prezioso che siamo riusciti ad avere perché donne e uomini hanno donato il sangue per noi, e lavorare davvero per costruire le condizioni che tutto questo non accada più. E quali sono le condizioni di base? Che ci sia pace, pace nel mondo, pace nella nostra Europa. Noi siamo riusciti a vivere meglio e in Europa non ci sono state guerre quando l'Europa ha fatto l'Europa, quando è stata insieme, quando ha superato le differenze, le divisioni. Sento un vento antisemita che spira forte in Europa, sento che c'è meno Europa e che ognuno pensa a guardare i propri interessi con un nazionalismo dilagante e crescente. E allora dobbiamo dire con forza che la Toscana vuole fare la sua parte per avere un'Europa più forte, per avere un'Europa di pace. Su come celebrare oggi il giorno della memoria, Gabriele Nissim, presidente della Fondazione Garivù, la Foresta dei Giusti, organizzazione no profit che svolge la sua attività a livello internazionale, ha detto che occorre concentrarsi su concetti nuovi e, per fare chiarezza, ha messo nero su bianco il significato di alcune parole. Ma credo che prima di tutto sia un segnale molto importante anche in questo momento particolare che non solo si vive nel nostro paese, si vive nel mondo intero. Io quando ho fatto il mio intervento oggi ho spiegato che noi dobbiamo riconoscere la genesi dei segni del male, no? Perché ad Auschwitz è il punto finale, ma si arriva ad Auschwitz sempre con delle tappe di preparazione che possono portare al male estremo. E oggi noi viviamo in un mondo estremamente pericoloso, perché abbiamo la Cina che vuole invadere Taiwan, la Russia che ha invaso l'Ucraina, la Corea che vuole del Nord che vuole invadere la Corea del Sud, le guerre in Medio Oriente, abbiamo attacchi alla democrazia, non sappiamo come andranno le elezioni americane. C'è una situazione, credo, molto differente da quello che era prima, perché prima noi avevamo un'idea in sostanza di una pacificazione del mondo dopo l'89, pensavamo che finissero le guerre, che ci fosse la collaborazione internazionale, che la globalizzazione facesse diventare tutti amici, no? Invece oggi ci sono nel mondo grandi segni del male. Quindi oggi il problema, anche quando si fa la giornata della memoria, è di pensare il passato guardando al presente, no? Perché il passato serve al presente, perché se non serve... E oggi io credo che noi dobbiamo lanciare un messaggio non solo alla politica, ma soprattutto ai cittadini, alle persone comuni, ai giovani, agli insegnanti, agli educatori, un messaggio affinché ognuno si prenda delle responsabilità in questa crisi che c'è oggi. Ed è per questo un po' che in
tutti questi anni la mia fondazione, ma in realtà è una specie di missione italiana, è quello di creare questi giardini dei giusti in tutte le città, non solo in Italia, anche all'estero, per mostrare, diciamo, le persone che si assumono una responsabilità. E per dare nuovo senso alla memoria, accanto alle parole i riflettori si sono accesi anche sul luogo, sul Memoriale Italiano di Auschwitz, dove si è svolta la seduta solenne, luogo tornato fruibile al pubblico e trasformato nel Memoriale delle Deportazioni, come sottolineato dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. E secondo me è stata una scelta molto felice viverlo qui al Memoriale di Auschwitz, su cui dal 25 luglio dell'anno scorso ricorrevano gli 80 anni della cacciata di Mussolini dal ruolo che lo portò in modo devastante a tutto il male che l'Italia ha vissuto con i nazifascisti, le deportazioni, le uccisioni degli ebrei, 6 milioni e mezzo di persone scomparse nei campi di concentramento e di sterminio. Auschwitz c'era e stava passando in qualche modo con scarsa manutenzione a un livello di progressiva consunzione memoriale. L'abbiamo portato qua a Firenze, 3 milioni di euro, l'acquisto, la ristrutturazione dei locali, l'immissione di tutte queste immagini, e quindi oggi va fatto conoscere. La regione di 3 milioni ci ha messo 2 milioni e mezzo, e qui possono venire le scolaresche, tutti i cittadini, rendersi conto con suggestioni e emozioni dati dalle foto, dai documenti, ma anche dalla multimedialità di questo ambiente, di quale è stato il dramma che nella Seconda Guerra Mondiale ha portato i nazifascisti alla distruzione etnica, da un lato degli ebrei, ma dall'altro dei dissidenti politici, dei rom, degli omosessuali, dei disabili. Insomma, la memoria, perché non accada mai più. Infine le parole dei due vicepresidenti del Consiglio regionale, Stefano Scaramelli e Marco Casucci. È il dovere della memoria, l'impegno delle istituzioni, della Toscana, del Consiglio regionale, di fermarsi, ricordare quello che è successo per non dimenticare, ma soprattutto per attualizzare rispetto alla dimensione dell'uomo, della persona, al valore della persona. Se pensiamo in queste ore a quello che sta accadendo in Medio Oriente, alle guerre che sconvolgono l'Europa e a quanto è successo, abbiamo visto ognuno di noi le immagini di Ilaria Salis in Ungheria, una situazione che denota massima attenzione, sembra che l'uomo non dimentichi mai, e anzi dimentichi, e noi invece non vogliamo dimenticare, rispetto della persona, rispetto dei diritti, e credo che serva sempre tenere alta l'asticella dell'attenzione. La Toscana ha questo compito, ha questo dovere, ha un impegno morale, e credo che, insomma, oggi fare un consiglio regionale, fermarsi in questo luogo, simbolo di un ricordo importante che dentro di noi deve anche sempre tenere alta l'asticella, diciamo, del rispetto dei valori umani, e bisogna provare a fare uno scatto in avanti e fare in modo che, insomma, l'Europa, il nostro continente, dimentichi quella stagione, che non si ripercuota più quanto successo con l'Olocausto e soprattutto con lo sterminio di tante persone innocenti. Abbiamo scelto di trovarci al Memoriale Italiano della Deportazione di Firenze, un luogo sicuramente emblematico dove possiamo sicuramente portare avanti l'obiettivo della memoria, di una memoria viva, di una memoria accesa, perché quei fatti, le deportazioni, le torture, la Shoah non abbiano più a ripetersi. È una iniziativa, quella della giornata della memoria, che ricorre tutti gli anni, ma che dovrebbe esserci in realtà tutti i giorni, perché fatti così terribili devono essere di monito verso un futuro che sia invece sereno, sia un futuro di pace. Pace, una parola quanto mai importante ed attuale. Nei giorni scorsi sono stato a scuola, a Cortona, nella mia Cortona, a portare
copie dell'inserto della Nazione che si riferisce alla pubblicazione del Consiglio regionale Chi salva una vita in memoria dei giusti toscani. Anche in Toscana ci sono stati dei giusti che hanno salvato delle vite, che hanno rischiato la propria vita per salvare altre vite. E lasciatemi in ultimo concludere ricordando che questo è l'80° anniversario delle stragi nazifasciste in Toscana e dobbiamo essere uniti a riguardo per portare avanti in modo concreto la memoria anche di quei terribili fatti. All'Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso è stato presentato il libro Il chimico libertino, Primo Levi e la Babele del Lager di Fabrizio Franceschini. Nel libro si ripercorre il valore delle lingue per la vita o la morte nel Lager, un omaggio a uno dei nostri massimi scrittori che con la forza della parola è riuscito a superare i muri di Auschwitz, ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. Consiglio regionale, la presentazione del libro del professor Franceschini, ovviamente una giornata importante per noi, nel giorno del Consiglio dedicato alla memoria, ovviamente un libro che parla della memoria di Primo Levi, della sua grande intuizione, della sua capacità anche di sconfiggere con il proprio pensiero, forse prima ancora che con il proprio corpo, i muri di Auschwitz, è un ricordo importante dei tratti differenti della sua personalità e non solo, in un libro che diventa, diciamo, un punto di riferimento anche per quanto sono importanti le parole, e credo che ogni parola che viene pronunciata, che viene descritta e viene utilizzata poi ha un senso, e credo che sia un testo importante che meritava la presentazione da parte del Consiglio regionale della Toscana e dell'Associazione dei consiglieri onorari. Attraverso questo libro si riscopre il valore della parola, ha detto Angelo Passaleva, e l'importanza di ritrovare il valore etimologico di ogni espressione. È una pubblicazione di grandissimo interesse perché ripercorre tutti gli aspetti, soprattutto di carattere etimologico, della opera di Primo Levi, fatto da Franceschini, da Fabrizio Franceschini, ex consigliere regionale, ex membro della giunta regionale nella quinta legislatura, quindi, ed è attualmente professore ordinario di linguistica all'Università di Pisa e ha scritto questo libro insieme a tante altre pubblicazioni che ripercorre un po' tutti gli aspetti di carattere soprattutto di tipo etimologico, diciamo, per usare una parola di carattere italianistico, insomma, e ripercorre tutta l'opera di Primo Levi, non soltanto in riguardo a questo è un uomo, cioè se questo è un uomo, che è un po' una tipo cronaca della sua esperienza di Primo Levi nel campo di concentramento di Birkenau, e quindi è importante parlarne oggi perché attualizza non solo il pensiero ma anche l'aspetto filogenetico delle opere di Primo Levi. Un libro incentrato sul tema del linguaggio subito dai deportati nel Lager, ha detto l'autore Fabrizio Franceschini. Per me è un grande piacere essere qui a presentare questo libro proprio nel clima delle giornate della memoria. È un libro che è incentrato sul tema del linguaggio, il linguaggio del Lager subito dai deportati e dagli assassinati, ma anche il linguaggio di chi come Levi, essendo per un concorso di circostanze sfuggito a un fatto di morte, ha saputo con le parole e con i suoi libri ridare forza a una memoria che ci lanci
l'insegnamento, se questo è avvenuto, non deve avvenire più. Il libro lavora proprio su come nella vita dei campi di concentramento riuscire a mantenere viva la capacità di comunicazione, un'identità culturale, fosse una cosa vitale, quanto trovare il pezzo del pane o sopravvivere al grande freddo, perché l'uomo sopravvivesse alla cosificazione, alla riduzione a uno stato bestiale. E il linguaggio e la costruzione dei messaggi che fa Levi vogliono proprio ridare pienamente umanità. Il titolo "Se questo un uomo" vuol dire che se questo un uomo può e deve resistere al sopruso e alla minaccia di morte, il linguaggio e la cultura sono grandi risorse che anche in quel caso per lui sono state fondamentali. Il tema della memoria è al centro della parola di Primo Levi, ha detto il professor Neri Binazzi, e come sia complicato conservare una voce propria in mezzo al dolore del lager. Il tema della memoria è un tema enorme, insomma, ecco, che possiamo affrontare, che Primo Levi affronta, come ci fa vedere bene questo libro, dal punto di vista della lingua, no? Cioè si ha memoria di sé anche quando si è in possesso di una lingua che ci consenta di dare voce a questa memoria. Naturalmente stare in un lager ci fa vedere Primo Levi quanto sia complicato dal punto di vista prima di tutto linguistico, no? In cui nessuno si riconosce, ci sono solo orribili favelle, come avrebbe detto Dante, no? E quindi l'incapacità di poter trovare una pacificazione attraverso la lingua nel contesto, diciamo, mortificante del lager. Ecco, e questo poi, questo problema della memoria di sé attraverso la lingua, poi attraversa tutta l'opera di Primo Levi. Infine il commento della professoressa Marina Riccucci: con i miei studenti sto portando avanti un progetto, Voci dall'Inferno, che cerca di indagare nelle testimonianze dei sopravvissuti. Prima di tutto io sono felicissima perché mi affianca questo gruppo di studentesse e studenti, sia della laurea triennale sia della laurea magistrale, e collaborano con me e con il professor Angelo Del Grosso, che oggi è qui, ad un bellissimo progetto di ricerca che è Voci dall'Inferno, che ha il compito di tutelare le testimonianze dei sopravvissuti e di indagare all'interno delle testimonianze la presenza di immagini e di parole dantesche. Quindi è un progetto dalla latitudine immensa, ambiziosissimo, e abbiamo bisogno, veramente tanto bisogno, che queste giovani menti non sostengano solo esami, ma imparino nel percorso universitario anche a fare ricerca. E loro lo stanno facendo.